Dunque, il tema del cibo italiano nel mondo, ma poi parliamo anche un po' del mondo del cibo italiano, perché anche come spesso succede, i rapporti sono univoci e quindi sono di scambio continuo e in realtà la grande capacità italiana, il mio libro si intitola Il genio del gusto, quindi il genio italiano è stato quello di assorbire e mettere assieme. Pensiamo al piatto più tipico della cucina italiana, no? Alla pasta col pomodoro, che è la massima espressione dell'italianità gastronomica. Beh, facciamo questo? No, per me è uguale, quello che si sente bene. Va bene. Allora, la massima espressione della gastronomia italiana, in realtà di italiano ha molto poco, perché la pasta secca ci è arrivata dagli arabi, il pomodoro ci è arrivato dall'America. Quindi la pasta col pomodoro è l'insieme di due cose arrivate da mondi molto lontani. Oltretutto messi assieme in tempi abbastanza tardi, perché pensate che la prima ricetta conosciuta di pasta col pomodoro è del 1839. Prima la pasta non si mangiava col pomodoro, si mangiava con burro e formaggio. Anche il fatto che la pasta sia napoletana è un mito, non è vero, la pasta è arrivata a Napoli, ma non viene da Napoli. La pasta ci è arrivata dal mondo arabo attraverso la Sicilia. La prima testimonianza di una produzione di pasta era vicino a Palermo, a Travia, in una cronaca del 1154, in cui un geografo arabo, Al-Idrisi, racconta che appunto in questa località del palermitano si produceva talmente tanta pasta che veniva esportata sia nei paesi cristiani sia nei paesi musulmani. La Sicilia era da poco diventata normanna, appunto il re Ruggero normanno si affida, vuole avere uno stato, una visione dei suoi nuovi acquisti e quindi si affida al più importante geografo contemporaneo, che era un arabo, e quindi si fa scrivere questo libro e redigere delle carte in cui si parla di questa cosa. Poi la pasta viaggia lungo le rotte commerciali, quindi la testimonianza successiva è una testimonianza genovese. E la prima volta che si trova la parola maccheroni è nel 1274-79, non mi ricordo, ma sono scritto nel libro esattamente, è a Genova, quindi Sicilia, Genova, e a Genova c'è un inventario di un notaio in cui si scrive che a casa di un signore, a lui era defunto, cosa che succede? Tra i vari beni era presente una barisella plena di maccheroni, e quindi abbiamo questa testimonianza della pasta in Liguria. E se pensate, il pastificio Agnesi è ligure, quindi tuttora ai nostri giorni esiste una tradizione, è rimasta questa tradizione di pasta in Liguria. Addirittura esisteva fino agli anni 50 del Novecento, esisteva la distinzione tra la pasta al modo di Genova e la pasta al modo di Napoli. La pasta al modo di Genova era avvoltolata, la pasta al modo di Napoli era dritta. Se voi pensate ai nostri scaffali di supermercati, alle tagliatelle a nido, le tagliatelle a nido sono nient'altro che un'eredità della pasta al modo di Genova, mentre le tagliatelle dritte nei pacchi lunghi fanno parte della tradizione napoletana. In Liguria veniva importato grano dall'Ucraina attraverso i porti della Crimea, e un comandante marittimo genovese, in realtà era nato a Nizza, ma insomma era un ottimo comandante marittimo, anzi pare che qualcuno dice che era più bravo come comandante di nave che come generale. Si chiamava Giuseppe Garibaldi, andava con le navi a prendere grano in Crimea e lo portava a Genova per i bisogni dei pastifici. La pasta, vi dicevo, arriva a Napoli tardi, arriva tra 5 e 600, in seguito a carestie. Ancora nel 600 i napoletani erano conosciuti come mangiafoglie,
i mangia maccheroni erano i siciliani, perché la dieta base dei napoletani era carne con cavoli, sostanzialmente. Se pensate ai friarielli, che ancora oggi si usano, sono tipici della cucina napoletana, poi è una cavolacea, no? Carne con i cavoli, che è un alimento piuttosto diffuso un po' in tutto il bacino mediterraneo, cavoli dove ci sono cavoli, foglie di vite dove non ci sono cavoli ma c'è la vite. Qualcuno di voi, se era stato in Grecia, aveva mangiato i dolmades, che appunto è carne e riso avvolti nelle foglie di vite. E un po' più a nord, nei Balcani, dove insomma la vite è meno diffusa, cresce meno, la stessa identica cosa viene fatta con le foglie di cavolo, si chiama sarma, ma non è nient'altro che quella cosa lì, più o meno quello che si mangiava a Napoli. Dopodiché c'è stata appunto nel XVII secolo, c'è stata una carestia, ci sono state alcune carestie, sono state difficoltà di rifornimento, di approvvigionamento di carne per la popolazione, per cui si è cominciato a importare pasta dalla Sicilia e poi si è cominciata anche a produrre, perché in realtà vicino a Napoli ci sono delle località vocate alla produzione della pasta. Gragnano, esatto, Gragnano, perché sta ai piedi di Monte Lattari e quindi è una località ricca d'acqua, e l'acqua era in grado di muovere i mulini che macinavano il grano, impastavano e trafilavano, perché poi è anche molto importante la fase della trafilatura. Torre Annunziata invece aveva e ha la particolarità di avere un mutamento giornaliero a ore fisse e prevedibili del vento, dell'aria, perché e questa è una cosa che abbiamo perso. Altrettanto importante per la riuscita finale della pasta, oltre alle farine, era l'essiccazione, la qualità dell'essiccazione. Per avere una buona essiccazione ci deve essere un'alternanza di aria umida e di aria secca. E a Torre Annunziata si realizza la situazione ideale di questa alternanza di aria umida e aria secca, che gira 4 volte al giorno, brezza di mare, brezza di terra, per cui permette l'essiccazione migliore della pasta. Dico, questa è una tradizione perduta, perché noi oggi non abbiamo, almeno io non ho notizia di paste, non è che so tutto, ma comunque non ho notizia di paste essiccate naturalmente. Anche le essiccazioni più morbide, più insomma, diciamo, fatte tra virgolette all'antica, comunque sono sempre in forni a basse temperature, magari a 36-37 gradi, comunque sempre forni, non temperature, non essiccazione naturale. L'essiccazione naturale durava circa 8 giorni d'estate, 20 giorni d'inverno. Penso che una pasta essiccata 20 giorni oggi costerebbe, non lo so, 50 euro al chilo, quindi avrebbe anche delle difficoltà da fermarsi sul mercato, ecco. Quindi appunto si sviluppa la particolarità napoletana della pasta, come vi dicevo, sempre condita con burro, anche nel meridione d'Italia comunque condita col burro e il formaggio grattugiato, burro e cacio. Il pomodoro è uno dei doni dell'America. Anche i nuovi cibi arrivati dall'America fanno difficoltà ad essere accettati, perché arrivano queste cose e la gente li guarda e non si fida, non li mangia, perché non sapevano bene cosa fossero. E quindi la prima cosa a venire mangiata erano i fagioli, perché i fagioli assomigliavano a qualcosa che già c'era. Se avete presente i fagioli all'occhio, che sono i fagiolini bianchi con la macchia nera, quelli lì noi li chiamiamo fagioli, ma dal punto di vista botanico non sono fagioli, e quelli esistevano in Europa, li conoscevano già i romani, esistevano, quindi venivano mangiati. Hanno la forma simile al fagiolo, quindi quando sono arrivati dall'America i fagioli, non lo so, i borrotti, i canini, quello che era, avevano una forma simile ai fagioli all'occhio, per cui sono stati mangiati subito. Ma sono arrivate le patate, il mais, i pomodori, cioè la gente non aveva mai visto niente del genere e non mangiava sta roba. Tra l'altro le patate crude sono leggermente tossiche, la pianta del pomodoro, non il frutto, ma la pianta del pomodoro è leggermente tossica, per cui insomma c'erano anche delle oggettive così.
così, titubanze nei confronti di questi alimenti. Patate e pannocchie e mais sono state date agli animali e anche lì si sono affermati poi in seguito a carestie. Anziché morire di fame era preferibile mangiare quello che mangiavano gli animali. E quindi nel corso soprattutto del Settecento, in Italia centro-settentrionale, si è cominciato a mangiare il mais sotto forma di polenta, nell'Europa centrale le patate. E il mais è stato, cioè le prime testimonianze di mais sono legate alla Toscana, ma poi si è affermato soprattutto nelle pianure ricche d'acqua. Quindi le prime coltivazioni conosciute sono nel Polesine, in una località che si chiama Villa d'Adige, che è tra Adige e Po, quindi. E poi si allinea e si sviluppa lungo la fascia pedemontana prealpina delle pianure friulane, venete, parte della pianura lombarda, cioè zone di che d'acqua, tutte zone di risorgive, zone in cui dalle prealpi poi l'acqua risale in pianura e quindi permette di coltivare il mais. E questo mais veniva su così bene che poi dopo addirittura soppianta tutti gli altri cibi e diventa il monoalimento della dieta contadina, con una pericolosissima e molto grave conseguenza, cioè la pellagra, perché la dieta a base di mais sotto forma di polenta poi provoca questa malattia causata dalla mancanza di una vitamina del gruppo B, della vitamina PP. Interessante che se si cucina il mais bollito o arrostito non perde questa vitamina, motivo per cui nelle popolazioni americane la pellagra era completamente sconosciuta. Invece si sviluppa in Italia settentrionale, un po' nei Balcani e anche in Spagna, perché si macinava, il mais veniva macinato e veniva cucinato sotto forma di polenta. Anche qui la polenta era già conosciuta, non con il mais ovviamente. Noi oggi associamo sempre la polenta al mais, ma in realtà se pensate ai Promessi Sposi, Alessandro Manzoni parla di polenta bigia, che era fatta di grano saraceno. I romani conoscevano la polenta, la chiamavano puls. Se voi pensate alla farina, a qualsiasi cereale macinato, quindi farina mescolata ad acqua, la si cucina, la si fa bollire, si ottiene una polenta, la si impasta e la si mette in forno, si ottiene il pane, la si essicca e poi la si cucina nell'acqua e si ottiene la pasta. Quindi pane, pasta e polenta sono le tre forme basiche per mangiare la farina, per mangiare qualsiasi cereale. E quindi era già conosciuto, per questo poi si tenta di fare il pane con tutto quello che arriva, con tutto quello che ha l'aspetto di un cereale e possa essere ridotto in farina, si tenta di fare il pane. Dico tenta perché provavano a fare il pane con le patate, ma notoriamente la fecola non li evita, per cui il pane con le patate è un po' difficile da fare. Però per esempio in Italia, nelle zone montane, appenniniche, della Liguria, della Toscana, si faceva la farina base, la farina di castagne, si faceva pane, si faceva tutto, si preparava la farina di castagne, perché poi sopra una certa altitudine il grano fa difficoltà a crescere, mentre le castagne erano disponibili in maniera abbastanza abbondante, per cui si usavano le castagne per panificare. E allora quando si è cominciato a usare il mais, si è provato a impastare. Ricordo che ancora adesso usiamo nella nostra lingua, parliamo di pane companatico, cioè tutto quello che non è pane è companatico, cioè che si mangia con il pane, perché comunque l'alimento base era il pane. Pane poi che aveva una distinzione molto secca, molto netta, che oggi abbiamo perso, tra il pane di città bianco fatto col frumento e il pane nero che veniva usato nelle campagne fatto con i cereali minori. Interessante perché i cereali minori, che tutt'oggi li chiamiamo minori, avena, spelta, sorgo, panico, che scommetto pochi di voi sapranno cos'è,
poi ve lo dico, sono chiamati minori non perché abbiano capacità nutrizionali inferiori al frumento, ma perché erano mangiati, erano usati dalle classi sociali minori, dalle classi sociali inferiori, per cui i cereali propri della povera gente tutt'oggi sono chiamati cereali minori. Dicevo del panico, il panico è un cereale della famiglia del miglio che probabilmente conosce chi di voi ha degli uccellini in gabbia, perché sono quelle pannocchiette flosce che si mettono nelle gabbiette per dare gli uccellini. Beh, quella roba lì nel Medioevo era diffusissima, è stata portata dai Goti, i Romani non lo conoscevano, i Romani in realtà non usavano neanche il frumento perché usavano soprattutto il farro, e poi i Goti quando sono arrivati hanno portato questo cereale che si è diffuso moltissimo, tanto che si usava per fare il pane, si usava per fare la polenta, anzi quella frase che si ritrova in una pergamena conservata nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano dell'884, senza 1000, 884, in cui si ritrova un elenco di cibi tra i quali ci sono il l'umbolo scompanizio che i milanesi spacciano come l'antenato della cotoletta, molto probabilmente non è affatto l'antenato della cotoletta, per cui il panizio non era nient'altro che una polentina di panico, quindi erano lombatine, cotolette, lombatine come volete chiamare, col panico, erano in panico. Il pomodoro, vi dicevo, viene accettato ancora più tardi rispetto al mais e alle patate, perché mentre il mais e le patate hanno la capacità di riempire lo stomaco e quindi di evitare di morire di fame, il pomodoro non serve a niente, il pomodoro non riempie, non nutre. Poi era un frutto guardato con molto sospetto, è arrivato in due versioni, rosso o giallo, cioè una volta maturo, prima di maturare è vero, come notorio. Adesso noi siamo abituati ai pomodori rossi, vedo che ogni tanto ci sono pomodori gialli, guarda, così come venduti come delle particolarità particolarmente preziose. Beh, invece quando nel 500 sono arrivati i primi pomodori erano sia gialli sia rossi, gialli nome pomodoro. In Francia invece venivano chiamati pomme d'amour, perché il rosso è il colore della passione, il colore dell'amore. E quindi il pomodoro non piaceva perché richiamava cose che non andavano tanto bene. Provate a tagliare a metà un pomodoro, spremete, viene fuori tutti dei succhi, è una cosa rossa, piena di succhi. Potete immaginare i predicatori cosa pensavano di quella cosa, perché non volevano che si mangiasse. Poi appunto vi dicevo, la pianta è leggermente tossica e si è cominciato a mangiare in Italia, in ambito monastico, anche lì poi. Sospettavano cosa lo mangiavano. Comunque, l'abito monastico lo cucinavano come fritto, poi nella frittata, e poi finalmente dalla Spagna è arrivata la salsa che veniva usata dal principio per accompagnare la carne, un po' come il ketchup, no? E poi dopo, finalmente, dopo parecchio tempo, appunto, è stato messo sui maccheroni, sulla pasta. Vi dicevo, prima ricetta 1839, e quindi se è stata codificata in una ricetta si usava già da un po' di tempo, ma insomma sicuramente non ha origini molto, molto antiche questo uso del pomodoro sulla pasta. Pomodoro che poi anche trasmigra e diventa un prodotto industriale non in Italia del Sud ma in Italia del Nord, in pratica non da Parma, cioè l'industria del concentrato si sviluppa a Parma per un motivo molto semplice, perché nei tempi in cui non esisteva la refrigerazione i tempi di lavorazione del pomodoro erano complementari con i tempi di lavorazione dei salumi e del prosciutto. Il prosciutto si lavora d'inverno e d'estate gli operai dei salumifici e dei prosciuttifici non avevano niente da fare e quindi li hanno messi a lavorare i pomodori, che invece maturano d'estate e si lavorano d'estate, quindi hanno completato il ciclo. Il triplo concentrato di pomodoro Mutti è parmigiano, questo è il motivo per cui si fa concentrato di pomodoro a Parma. E
un signore torinese invece che si chiamava Francesco Cirio e che metteva in scatola le verdure, dopo l'Unità d'Italia si è comprato a poco prezzo una serie di ex latifondi del Regno delle Due Sicilie che venivano svenduti per due soldi a chi poteva comprarseli e impianta in questi terreni piantagioni di pomodoro, colture di pomodoro e meridionalizza l'azienda. Noi oggi abbiamo un'idea che Cirio sia napoletano, i pomodori napoletani, in realtà Cirio è piemontese, è torinese, quindi non ha proprio nulla a che vedere con Napoli, ma è stata un'operazione di marketing, cioè ha cambiato, anzi oggi si direbbe rebranding, ha cambiato l'impostazione della propria azienda facendola sembrare un'azienda meridionale, anche se poi in realtà non lo era. Ma ci sono insomma tanti di questi esempi poi nella storia della gastronomia. Un altro esempio è che l'Italia del Nord ha scippato la parola mozzarella all'Italia del Sud, perché la mozzarella era solo di bufala. Il formaggio a pasta filata di latte vaccino non si chiamava mozzarella, si chiamava fior di latte. Tuttora oggi dovrebbe esistere un po' questa differenziazione. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale, che era difficile per le industrie casearie del nord rifornirsi di latte di bufala, quindi dovevano mescolare il latte di bufala con il latte di mucca oppure addirittura fare formaggi a pasta filata soltanto con il latte di mucca, si sono fatti fare una bella legge ad personam, vedete anche lì, niente di nuovo, nel 1942, e quindi nel 1942 è possibile chiamare mozzarella anche il formaggio di pasta filata di latte vaccino. E questo appunto con grandi sdoli i produttori italiani regionali che hanno tutte le ragioni di protestare per questa cosa, che è stata una denominazione che gli è stata letteralmente portata via. Non solo i cibi americani suscitano diffidenza, ma anche altri cibi che arrivano da altre parti del mondo, sostanzialmente dall'Oriente, dal Medio Oriente, le melanzane. Melanzana vuol dire mela insana, arriva dal Medioevo. E suscita diffidenza, non si mangiava, veniva considerata una pianta da poveri o da ebrei, cioè da classi marginali. Gli ebrei che erano tenuti ai margini della società dovevano mangiare cibi che stavano ai margini dell'universo gastronomico, quindi potevano mangiare le melanzane e che per favore non osino mangiare altre cose. Tutti questi cibi arrivavano dall'Oriente, motivo per cui il grano turco, il mais viene chiamato grano turco, perché si riteneva che come tante altre cose arrivasse dall'Oriente. In più Cristoforo Colombo era convinto di aver scoperto le Indie, per cui si pensava che questi alimenti, come già le melanzane o gli spinaci o i carciofi, fossero arrivati dall'Oriente. Voi siete... C'è qualcuno che è contrario ai cibi OGM in questa sala? Sì o no? Tutti? Mangiate carote? Sì? Sono OGM. Le carote sono OGM perché erano viola. E sono state schiarite dagli orticoltori olandesi nel 600 in onore della casa di Orange, che era la casa dei sovrani olandesi. La viola scura. Sì, il violaceo. Esatto. I carciofi li mangiate, no? Anche quelli sono OGM. Sono una derivazione del cardo. Gli orticoltori, prima arabi e poi italiani, hanno incrociato e rincrociato cardi fino a che hanno trasformato il fiore del cardo. Se vedete il cardo selvatico, un fiore piccolino, no? Hanno reso questo fiore del cardo abnorme trasformandolo nel carciofo. E quindi vedete poi alla fine, come sempre. I carciofi sono da cosa? No, ho detto che sono GM, non che sono dannosi. Ma anche che i cibi OGM siano dannosi è tutto da dimostrare. Perché se vengono incrociate
due, vengono incrociati due tipi di grano, uno resistente ai parassiti, dico grano, ma potrebbe essere un altro so, uva, uno resistente ai parassiti e uno no, vengono incrociati e si ottiene una varietà che resiste ai parassiti. Cos'è più sano? Una varietà che resiste ai parassiti o spargere sulle colture tonnellate di antifitogrammici per evitare che muoiano, che vengano mangiate dai parassiti? Domandiamocelo. Che cosa è più dannoso, no? In mezzo c'è. Sì, certo. Ma io sto estremizzando, ma è perché cerco anche di così di un po' di fare delle provocazioni per un po' per dire quanto è ricca la storia dei nostri alimenti, quanto in realtà ci sia poco di nuovo, perché appunto gli OGM che ci sembrano una novità dei nostri giorni in realtà non sono affatto nuovi, e quanto torrono e quanto ci siano dei pregiudizi in campo alimentare, quanto le mode influenzino il nostro modo di mangiare. Beh, adesso ci diciamo quello che avevamo detto prima, visto che siamo arrivati, no? E oggi uno degli alimenti vituperati è il grasso. Il grasso è l'orrore puro, no? Grasso, bisogna mangiare grasso. Allora, vediamo, il signore in sala. Ci sono signore in sala che scartano il grasso del prosciutto? Lei lo scarta. Sì, lei lo so, me l'ha già detto, per cui. Ma so che ce ne sono delle. Io lo cerco. Allora, probabilmente qualcuno di voi scarterà il grasso del prosciutto che non le piace, vabbè, e sui gusti, come si dice, non si discute, perché i gusti sono personali, per cui a uno una cosa piace, all'altro no. Però non fa male. Esatto, ma molti pensano in realtà che il grasso del prosciutto faccia male, lo scartano, dicono che orrore, il grasso fa male. Bene, allora il prosciutto stagionando subisce una modificazione. La carne, in qualche modo, prendetelo molto tra virgolette, in qualche modo è predigerita, e quindi è una carne molto, molto leggera e digeribile. Non a caso i medici danno il prosciutto ai convalescenti, perché riesce di facile digestione. Il grasso subisce una modificazione che lo rende più simile all'olio che non al lardo, perché il grasso del prosciutto sviluppa acido linoleico. L'acido linoleico è caratteristico dell'olio e combatte il colesterolo, per cui non solo il grasso del prosciutto non fa male, ma fa addirittura bene. Ora, signore che non mangiate il grasso del prosciutto, d'estate prendete il sole al mare, dov'è? Prendete il sole, vi abbronzate. Sapete che prendere il sole è a rischio melanoma, no? Allora, sì, da bambini. Allora, perché noi oggi riteniamo accettabile il rischio di ammalarsi di melanoma prendendo il sole d'estate e riteniamo inaccettabile mangiare il grasso del prosciutto perché pensiamo che faccia male? Allora, c'è una base scientifica in questo? No, cioè, è semplicemente una moda, è semplicemente così una questione del momento, no? Riteniamo che abbiamo dei miti alimentari. I medici dicono che, ma non il prosciutto però, sa? I medici danno il prosciutto. Anzi, pare un grande storico dell'alimentazione che si chiamava, perché è scomparso, si chiamava Giovanni Repola, che era uno storico dell'alimentazione genovese, ha scritto che i medici vietano tutto ciò che è buono. Benissimo. Nel caso del prosciutto e anche del parmigiano, però, per fortuna viene smentito, perché invece sia il prosciutto sia il parmigiano reggiano sono alimenti che vengono consigliati dai medici e sono anche molto buoni, indiscutibilmente molto buoni, perché hanno delle alte capacità nutrizionali e poi sono anche presenti. Ma questo adesso, ovviamente noi stiamo un po' ridendo queste cose qua, però se ci pensate il nostro modo di alimentarsi funziona abbastanza così. Un altro esempio che noi oggi vogliamo spendere poco per mangiare, riteniamo intollerabile che il cibo costi oltre una certa cifra, che poi è totalmente teorica perché è anche soggettiva. Comunque noi vogliamo andare al supermercato, riempire un carrello pieno di roba e spendere poco,
Dopodiché siamo mediamente ipernutriti, spesso obesi e disposti a spendere un sacco di soldi per dimagrire. Allora, perché vogliamo andare al supermercato e spendere poco e poi diamo 100 euro a un dietologo, fortunato lui, che ci fa la dieta e poi vogliamo dimagrire? Non basterebbe mangiare meno, anzi, non basterebbe spendere gli stessi soldi che spendiamo oggi per mangiare alimenti, meno alimenti di migliore qualità, perché poi ovviamente tutto ciò che costa poco non può essere di buona qualità. Insomma, io ogni tanto vedo a Milano i polli allo spiedo a 2,50 euro, cioè un pollo già cotto che costa 2,50 euro, mi domando come può essere, perché insomma, pensate un po', ma un panino senza imbottitura, insomma. Come fa un pollo cotto a costare 2,50 euro? È impensabile. E noi siamo su alcune cose, un po' stiamo cambiando, per esempio abbiamo cambiato, per fortuna dico io, abbastanza mentalità sul vino, per cui siamo consci del fatto che il vino buono non può costare meno dell'acqua minerale, ma io mi ricordo, io sono di Venezia, posto dove si beve parecchio, e quindi mi ricordo benissimo che quando ero ragazzino era impensabile che un bicchiere di vino costasse più di un bicchiere di Coca-Cola, cioè doveva costare meno, non si beveva neanche, era... Adesso invece sì, insomma, si è capito che dietro a una bottiglia di qualità c'è molto lavoro, c'è molta ricerca e quindi insomma deve avere anche un prezzo, stavo dicendo adeguato, che è una parola sbagliata, perché il prezzo non è mai adeguato, ma insomma comunque un prezzo comodo. Per esempio invece non siamo assolutamente disposti a fare questo stesso discorso sul caffè. Il caffè è un'eccellenza italiana, su questo non c'è dubbio, il caffè espresso, non il caffè in quanto tale, ma il caffè espresso è una nostra prerogativa, l'abbiamo inventato noi in Italia, abbiamo creato le macchine, tra l'altro la storia del caffè è una meravigliosa storia di connessioni tra la storia gastronomica e la storia industriale. Storia dell'espresso legata alle macchine. Tra l'altro qui avete una caffettiera, lo sapete, no? La cupola dell'Antonelli ha ispirato la caffettiera cupola dell'Alessi, che è esattamente non una riproduzione, ma insomma una riproposizione in chiave caffettiera della vostra cupola dell'Antonelli. E noi oggi siamo purtroppo superbi, noi italiani, no? Perché pensiamo di essere i depositari della verità assoluta e non siamo disposti a considerare le ragioni degli altri. Quindi noi oggi beviamo il nostro caffè convinti che sia il caffè migliore del mondo, talvolta lo è, spesso no, perché spesso nei bar si bevono delle miscele orribili e non siamo disposti a spendere più di un euro a tazzina, cioè se un barista ci fa pagare il caffè 1,20 euro è un ladro e andiamo a un'altra parte. Una parte del mondo ci sta scavando la fossa, perché ci sono locali che si chiamano coffee shop e non hanno nulla a che fare con i coffee shop di Amsterdam, dove si consumano altre genere di sostanze sempre psicotrope, perché anche il caffè è psicotropo e arriva come sostanza psicotropa. Tra l'altro si beve, noi facciamo prima colazione col caffè, perché è stato distribuito caffè nelle trincee della Prima Guerra Mondiale per tenere svegli i soldati e quindi poi hanno trovato questo uso buono, quando sono tornati a casa hanno continuato a bere caffè per prima colazione, ma in precedenza il caffè non si usava per la prima colazione se non nelle classi sociali elevate, nell'aristocrazia e alta borghesia. Il popolo la mattina faceva colazione spesso col vino, ma comunque mangiava. E dicevo, nel mondo sì, ci sono questi coffee shop dove ci sono 30 miscele diverse di caffè, si può scegliere se farselo preparare espresso o filtrato e costa, non costa un euro, costa 4-5 dollari e questi locali si stanno ampliando, stanno prendendo piede ovunque fuorché in Italia, perché noi pensiamo che il nostro caffè sia il migliore del mondo.
E dopo ci ritroviamo con i nostri cibi che sono il migliore del mondo e ci ritroviamo con la più grande catena, la più diffusa catena di ristoranti italiani che è di proprietà tedesca, con i cinesi, si chiama Vapiano. Non è la più grande, perché la più grande è una catena americana, che adesso in questo momento non mi ricordo come si chiami, sempre che ha dentro tutti olio di olivio, olio di oliva, cose di questo genere, ma la Vapiano è la più diffusa, perché è diffusa a 150 ristoranti in 29 paesi di 4 continenti ed è stata aperta da tre signori di Amburgo che un bel giorno hanno deciso come facciamo un mucchio di soldi, e hanno detto ma con la cucina italiana, no? Se avessero deciso che era più redditizio aprire una catena di negozi di gomme e biciclette avrebbero aperto una cucina uguale, data palle che fa il reddito. E quindi hanno aperto questa catena di ristoranti italiani perché convinti delle grandi, enormi potenzialità del cibo italiano, e hanno ragione loro, eh? Domanda, perché non lo facciamo noi italiani? Le risposte sono varie. E la Cina, per dire, ma non solo la Cina, è convinta che la pizza sia americana, perché hanno aperto il Pizza Hut, e Pizza Hut è americana. Adesso noi facciamo gli spocchiosi, diciamo a Pizza Hut, che schifo. Allora, a parte che anche lì è soggettivo, perché è buona, cattiva, dipende sempre dai gusti personali, ma dovremmo forse capire che se mezzo mondo pensa che la pizza sia americana, il problema è nostro, non di Pizza Hut. Lo stesso vale per il caffè con Starbucks, lo stesso vale per i gelati. Gelato, altra eccellenza del made in Italy che abbiamo esportato in tutto il mondo, ma poi il gelato industriale è americano, è inglese, è Häagen-Dazs. Pensate che Häagen-Dazs, a proposito di grassi, non ha additivi naturali, addensanti naturali, cioè farina di carrube sostanzialmente, che viene usata dai gelatai come addensante, che la carruba è assolutamente naturale, non c'è niente di... non è così pericolosa come si possa pensare. Gli americani invece, Häagen-Dazs, siccome non usano la farina di carruba, mettono talmente tanta panna, talmente tanto grasso, che il gelato Häagen-Dazs è più simile al burro che al gelato, proprio perché altrimenti diventerebbe un blocco di ghiaccio immangiabile. E quindi, però, appunto, loro sono loro che stanno portando il gelato in giro per il mondo. E quindi sono tutti argomenti, secondo me, su cui noi italiani dovremmo riflettere. Adesso c'è Expo, non so cosa succederà tra 6 mesi, ma non penso poi che ci saranno grandi rivoluzioni in questa nostra incapacità di proporre le nostre eccellenze al di fuori dell'Italia. Un po' appunto perché siamo spocchiosi, superbi e pensiamo che devono essere gli altri a venire da noi e non noi andare a portare le nostre cose agli altri. Un po' perché siamo strutturalmente incapaci di giocare in trasferta. Noi siamo sostanzialmente fermi al Rinascimento, cioè siamo fermi ai geni, no? Abbiamo dei grandissimi geni, allora erano Leonardo, Michelangelo, adesso sono insomma altri personaggi che onorano l'Italia, però poi siamo Venezia contro Milano, contro Firenze, quando un quartiere era una città contro un altro quartiere, no? Per cui preferiamo vedere morire i nostri vicini anziché lavorare assieme per affermarsi adesso. Questo poi è il motivo principale per cui le nostre eccellenze alla fine non riescono a imporsi nel mondo così come meriterebbero. Pensate che l'80% del cibo italiano che si vende nel mondo non è fatto in Italia. Sono imitazioni, non falsificazioni, ma imitazioni, che è diverso, perché le falsificazioni sono illegali. Cioè, se io produco un formaggio e ci scrivo sopra parmigiano, possono arrivare quelli del consorzio del parmigiano e obbligarmi a smettere di produrlo. Ma se io produco un formaggio e lo confeziono con una bella etichetta bianca, rossa e verde, nessuno lo può impedire, perché non è illegale. Quella roba lì si chiama Italian Sounding e fa sì che appunto l'80% del cibo presuntamente italiano che si vende nel mondo non è affatto italiano. Quindi pensate voi che quanto ci sarebbe da fare, quanto ci sarebbe da recuperare, quanto terreno c'è, e quanto potrebbe essere utile per questo nostro paese che si dibatte in condizioni non proprio rose in questi ultimi anni, tra l'altro
il settore agroalimentare è il secondo settore industriale del paese, perché al primo posto c'è la meccanica, al secondo posto c'è l'agroalimentare, quindi se noi siamo in piedi e non siamo andati totalmente a catafascio, quasi, lo dobbiamo anche al settore agroalimentare, quindi insomma, così dovremmo pensarci un po' meglio. La storia, io ho scritto un libro di storia, adesso io sto facendo riflessioni così a ruota libera, insomma, io ho scritto un libro di storia con il fine di dimostrare che la storia è divertente, che la storia non è noiosa, e non solo, la storia ci può anche aiutare, a capire cosa abbiamo fatto e quali sono le nostre potenzialità, perché alcune cose si sono affermate, altre no. Insomma, un esempio che mi diverto sempre a fare è: qual era il cibo italiano più famoso nel mondo nel Rinascimento? Qualcuno di voi lo sa? Se una persona nel Rinascimento, non italiana, si fosse chiesto qual è il cibo italiano, qual è il cibo italiano che lei conosce, che lei mangia, sapete cosa avrebbe risposto? L'insalata. Perché ovviamente, come vi ho detto prima, non era la pasta, non era la pizza, ma era l'insalata, perché la capacità di mettere assieme erbette di tipo diverso, di condirle con l'olio, il sale, alcune insalate e l'aceto, è una cosa che gli italiani hanno esportato nel resto d'Europa. Adesso non ci sembra riduttivo, ma insomma, Trevisano. Trova il mercato a Trieste, visto che lei mi sembra. Io sono di Venezia, ma insomma conosco Trieste essendo sposato con la Triestina. Lo tagliano alto così. Ah, ma era lì che quello verde, sì. Tipo il dolce bionde. Sì, certo. E quindi questa capacità è stata imparata in italiano, ma l'insalata aveva un ruolo diverso da quello che ha oggi, perché oggi è stata relegata al ruolo di contorno, cioè retrocessa nella gerarchia degli alimenti e sta insieme a fianco al secondo, che poi ci sia o che non ci sia, ha poca importanza. Ma nel Rinascimento apriva i banchetti, era la prima cosa che arrivava in tavola, ed essendo la prima cosa che arrivava in tavola, aveva un'importanza rilevante, molto di più di quanto non ce l'abbiamo oggi. Oggi, per ragioni salutistiche, l'insalata sta tornando all'inizio, perché fa bene, virgolette, fa bene, benissimo, farà anche bene, non discuto. Ma nel Rinascimento si faceva così, anche qui non c'è niente di nuovo, non facciamo altro che riproporre qualcosa che già esisteva e che già conoscevamo. Nel Rinascimento si alternavano portate, parliamo di banchetti, non della cucina di tutti i giorni dove si mangiava quello che capitava. Ma diciamo, nei banchetti, nelle occasioni importanti, venivano alternati servizi, si chiamavano, di cibi freddi con servizi di cibi caldi, servizi di credenza e servizi di cucina. Il primo servizio era sempre un servizio di credenza e che appunto cominciava sempre con un'insalata, quindi un servizio freddo aperto dall'insalata e poi tutto il resto. Interessante questa parola credenza, perché deriva da fiducia. Credere in latino, creditum in latino, non vuol dire solo credere, ma vuol dire anche provare fiducia, avere fiducia. Ed è interessante perché ha la stessa identica origine del credito finanziario. Bisognava avere fiducia che il banchiere non scappasse con la cassa, e tutto il sistema del credito, lo dice la parola, era un sistema basato sulla fiducia. La credenza era il mobile dove si mettevano i cibi freddi e il signore doveva avere fiducia che non fossero avvelenati, e quindi era esattamente lo stesso tipo di origine della parola. Chiudiamo con, poi magari chiacchieriamo un po' e facciamo un po' di dibattito, ma visto che così si parla di credenza e di credito, chiudiamo con la questione femminile. Perché il motivo che tutt'oggi la stragrande maggioranza degli chef sono uomini ha un'origine ben precisa.
perché non ci si poteva fidare delle donne. E quindi le donne non avevano credito. I principi non avrebbero mai... Allora, le donne stavano in cucina, sono sempre state in cucina, ma stavano in cucina nelle classi popolari. A livello signorile, a livello principesco, siccome il principe temeva di essere avvelenato, non avrebbe mai affidato la propria salute a un essere per definizione di scarsa affidabilità come una donna, per cui nelle cucine principesche stavano gli uomini e tutti i cuochi, i grandi cuochi del Rinascimento, che ci hanno lasciato dei libri, insomma delle interessantissime testimonianze di come si mangiava l'uovo, erano uomini. L'eredità di questo fatto è che tutt'oggi i grandi chef sono, non più solo, per carità, sono anche delle ottime donne, ma insomma comunque ancora oggi in gran parte i grandi chef sono uomini. La donna entra in cucina con l'affermarsi della borghesia. Quando si afferma la borghesia, e quindi parliamo dell'Ottocento, e quindi la cucina principesca perde di rilevanza, nella casa borghese la padrona di casa, il ruolo della padrona di casa è femminile, e quindi la donna entra in cucina, cioè entra, scusate, c'era già, ma quindi diventa di rilievo il ruolo della donna in cucina. Questo lo si vede benissimo nell'editoria gastronomica. Appunto, vi dicevo, i grandi libri rinascimentali sono tutti scritti da uomini. La prima presenza femminile nei titoli è tra fine Settecento e inizio Ottocento, quando vengono pubblicate una serie di libri che hanno nel titolo la parola cuciniera. La cuciniera genovese, la cuciniera milanese, la cuciniera piemontese, eccetera, eccetera, ma erano tutti scritti da uomini. Per esempio, la cuciniera genovese è importante perché nel 1800, non mi ricordo se l'anno esattamente, ma insomma è la prima volta che mi compare la ricetta del pesto, quindi fondamentale, ma l'autore si chiamava Giovan Battista Ratto ed era pure un notaio, a cui non aveva nulla a che fare con la cuciniera. Il primo libro che esce in italiano di un'autrice è la traduzione di un libro austriaco. Nell'impero asburgico le donne avevano un ruolo senz'altro maggiore che non nel Regno d'Italia, e per cui una signora che si chiamava Catarina Prato aveva scritto un libro di cucina di grande successo e fu tradotto, parliamo della fine dell'Ottocento, fu tradotto ad uso delle popolazioni italofone dell'impero asburgico, cioè fu tradotto a Trieste per triestini e trentini, però in realtà fu una coedizione con anche editori veneti, per cui questo libro poi divenne un testo di cucina di una certa importanza in tutta l'area del burro, chiamiamo così, nell'area del nord Italia. Quindi il primo libro in italiano di una donna è una traduzione di un libro austriaco. Il primo libro in Italia di una donna italiana è del 1900, è un manuale della Höppli, che non ha neanche avuto un grande successo, infatti non ne abbiamo grande memoria di questo libro, che però è il primo libro scritto da una donna. Quindi pensate che, insomma, a tempi molto molto recenti. Il primo grande successo editoriale di una donna è Adaboni, quindi parliamo del 1925-27, prima edizione ufficiale del 27. E Adaboni, che era la concorrente dell'Artusi, Artusi 1891, Adaboni lo odiava, Artusi, scrive di quelle cose nel libro. Se volete... La cucina per chi non sa cucinare, l'ho scritto così, la cucina per chi non sa cucinare, quella degli Artusi, la cucina di stracci, così lo tratta così. E Adaboni poi, che era una allineata e coperta col regime fascista, era lei oltre a un libro di cucina ha scritto un libro per la donna fascista, che doveva essere moglie e madre. Qualcuno l'ha definita la cinghia di trasmissione di Mussolini in cucina. E quindi da tutta una serie di
indicazione sul fatto appunto che come la donna dovesse svolgere questo ruolo di sfornatrice di carne da moschetto. E se ci pensate bene, il titolo del libro di Alaboni, Il talismano della felicità, con lo slogan solo la donna ce l'ha, beh, insomma, mi pare un richiamo piuttosto chiaro, no? D'accordo. Negli stessi anni, in epoca un po' successiva, un'altra donna, Amalia Maria Moretti Foggia, che si firmava Petronilla, che invece era antifascista, anche lei si afferma nel mondo della gastronomia, ma non solo, la Moretti Foggia era una donna eccezionale, aveva due lauree in chimica e medicina, è stata la terza laureata in medicina in Italia, la prima pediatra italiana in assoluto, e teneva contemporaneamente sulla Domenica del Corriere due rubriche, una di cucina come Petronilla e una di medicina come dottor Amal, anche lì medicina uomo, cioè una donna. Comunque insomma, e il suo libro poi di ricette viene pubblicato nel primo, Le ricette di Petronilla del 37, 1937, e Petronilla invece insegnava alle padrone di casa come arrabattarsi in tempi grami e quindi di cucinare con ingredienti di seconda qualità, si chiama la cucina del senza, no? Quando mancano gli ingredienti, quindi si deve in qualche modo arrangiare, come ricettari di guerra, dei ricettari insomma, che potevano competere con quei tempi difficili. Dopodiché c'è Benedetta Parodi, ma di questa non ne parliamo. Naturalmente domande, no? Se ci sono. Qualche domanda? Domanda. Prego. Ho letto che il governo inglese ha dato una direttiva, cioè sugli alimenti si mettono delle etichette con dei segnali tipo semaforo, e fra i semafori negativi ho letto che c'è anche il parmigiano reggiano. Pare che la motivazione sia che ha un alto livello di grassi, però se andiamo a vedere il livello di proteine è senz'altro superiore. Se poi andiamo a vedere la percentuale di calcio, di fosforo e un formaggio che di gran lunga ne ha di più, no? Casualmente io sono di Reggio Emilia, ma questo non è chiaro. Allora la cosa che mi dà molto fastidio è come è possibile andare a dare un giudizio negativo su qualche cosa che è formidabile, sia sul piano del gusto, che sul piano dell'alimentazione, che sul piano scientifico. Grazie della risposta. E anche un po' incazzato. Sì, anche un emiliano, gli emiliani sono più così. Ma senta, cosa vuole che le dica? Peggio per loro. No, allora... Ci mettiamo anche noi. Sì, no, infatti, ho capito, era una battuta, lo so benissimo. Non esiste formaggio magro. Cioè, il formaggio per definizione è grasso, perché è fatto con la pasta. Quindi non può esserci un formaggio magro. L'unica cosa, infatti, stavo dicendo, ma non è un formaggio. L'unico derivato del latte magro è la ricotta, ma tecnicamente la ricotta non è un formaggio perché è fatta con il siero e non con la panna. Dopodiché oggi per renderla più così adatta ai nostri gusti ci mettono pure la panna dove diventa grassa pure quello. Però insomma, comunque è così. Certo che il parmigiano è grasso e ci mancherebbe altro che non lo fosse. Il problema non sono tanto, secondo me, i bollini che mettono gli inglesi, quanto la scarsa capacità degli italiani di difendere le loro specificità. Adesso io adesso vi racconto una cosa, domani coordino una tavola rotonda all'Expo del CNR, ci sono un sacco di gente eccetera, no? Si parlerà anche di Italian Sounding, contraffazione, queste cose qui, e ho scritto in anticipo ai vari partecipanti, c'è un funzionario del Ministero dell'Agricoltura, e allora gli ho detto, ma io vorrei, naturalmente non gli farò più questa domanda, ma gli vorrei domandare come mai i francesi sono bravi a proteggere i loro prodotti e gli italiani no. Questo si è alterato, come dice
come dice che i francesi, mi faccio un esempio, ma gli ho detto guardi, la prima cosa che mi viene in mente, quella prima che mi viene in mente è che all'indomani della dissoluzione dell'Unione Sovietica, georgiani e armeni non hanno più potuto chiamare cognac i loro brandy, si chiamava cognac, e l'Italia ha perso la denominazione Tokaji nei confronti dell'Ungheria, per cui cioè, sul fatto che i francesi siano più bravi di noi non c'è dubbio, per cui questa è la risposta, purtroppo siamo italiani e non so cosa succederà. Una risposta disarmante, lo so. Ma dovremmo essere capaci, torno a quello che ho detto prima, dovremmo essere capaci di fare squadra e di imporci. Noi assolutamente non siamo capaci di fare queste cose. Adesso non lo so, perché io credo che lì in quel caso ci fosse stata un'azione nei confronti del non so, delle normative britanniche, per cui si è cercato di rimediare a questi, a quei bollini, non so cosa sia successo. Però sa, comunque è, anche lì è una guerra è una contrapposizione politica. I paesi più forti prevalgono su quelli più deboli. L'Italia, che in teoria dovrebbe essere forte, non riesce mai a imporre i propri punti di vista a Bruxelles, ma non perché gli altri sono cattivi, sia perché siamo noi che non siamo capaci di fare i nostri interessi, per cui spesso purtroppo ci mettiamo. Siamo stati noi l'unica nazione al mondo che ha unito il Ministero dell'Agricoltura. No, ma c'è ancora. Abbiamo fatto il referendum per toglierlo. Sì, lo so, ma c'è il Ministero delle Politiche Agricole, lei cambi molto. Il Ministero delle Politiche Agricole, però in effetti noi ci siamo stati i primi a non volere il Ministero dell'Agricoltura. Quindi è chiaro che ci va a difendere, ci va la nazione dell'Italia. Non vogliamo neanche il nucleare, poi compriamo energia elettrica fatta con il nucleare a 150 km dalle nostre frontiere. Non è che sia particolarmente furbo. Infatti. Altre domande? Lei ha accennato all'area del burro. Sì. C'è anche l'area dell'olio. Sì, certo. Una spiegazione. Ma è molto semplice, l'area dell'ulivo è l'area in cui di massima espansione della coltura dell'olivo, che varia nel corso dei secoli, perché ci sono state variazioni climatiche, anche qui noi oggi pensiamo che di essere in un'epoca particolarmente così di variazioni climatiche particolarmente gravi, in realtà è sempre successo. Se poi oggi questa cosa sia aggravata dalle emissioni di CO2 di origine antropica è un altro discorso, ma le temperature sono variate nel corso dei secoli, quindi anche la linea dell'olivo e la linea della vite è variata più a nord o più a sud, quindi fin dove cresce l'olivo, il grasso che viene usato in cucina è prevalentemente l'olio d'oliva, a nord della linea dell'olivo si usano o il burro o il lardo come grassi per cucinare, insomma è proprio una linea che è abbastanza fissa, cioè netta nel corso dei secoli. Io però nel libro non tratto gli ingredienti, cioè quindi non parlo di olio d'oliva, che ha una storia nobilissima e fantastica, ma parlo di alimenti, cioè di pasta, di pizza, di polenta, anche di bevande, di caffè, di spritz, ma non parlo di olio, non parlo di burro, non parlo di ingredienti base.